Giunta regionale riscontra e rilancia nel concreto le opere del patto per la Sicilia firmato nella Valle dei Templi ad Agrigento. Dettagli e interventi. Sabato 10 settembre 2016, la firma del patto per la Sicilia nella Valle dei Templi ad Agrigento. Sabato 24 settembre 2016, il presidente della regione, Rosario Crocetta, annuncia che lo stesso patto per la Sicilia è stato trasferito in giunta e che il governo regionale ha riscontrato le opere incluse e che al più presto saranno in cantiere. E Crocetta spiega, è un patto che include oltre 1000 cantieri, anzi 1100 per la precisione, e saranno distribuiti in tutta la regione. Moltiplicheremo gli enti di gestione delle attività in modo da mettere in campo il pluralismo più diffuso e faremo tutto con la massima trasparenza. Dal patto per la Sicilia piovono finanziamenti per la Sicilia per 5 miliardi e 600 milioni di euro, circa quanto meno quasi i soldi destinati alle Olimpiadi a Roma. E Crocetta coglie il paragone commentando: anche noi davanti a un finanziamento per 5 miliardi e 600 milioni di euro avremmo potuto dire che non vogliamo queste opere per paura, come ha fatto il sindaco di Roma rinunciando alle Olimpiadi, ma non lo abbiamo fatto. Invece dimostreremo che faremo tutto nella massima trasparenza. Il presidente sbandiera il patto per la Sicilia a Palazzo d'Orléans e insieme a lui sono l'assessore regionale alle attività produttive Mariella Lobello e il direttore generale del Dipartimento Programmazione Vincenzo Falgares, e in tre tracciano tecnicamente come si procederà. Dei 5 miliardi e 600 milioni di euro, 2 miliardi e 320 milioni di euro saranno spesi nel biennio 2016-2017. I cantieri saranno articolati per area di intervento, non solo tematiche ma anche geografiche, e le attività potranno interessare più comuni. Ci sono opere sovracomunali che saranno gestite dalla regione, altre dalle ex province e altre ancora di riqualificazione urbana che saranno gestite dai comuni. In particolare la Sicilia spenderà oltre 500 milioni di euro per il dissesto idrogeologico, poi oltre 462 milioni di euro per acqua e rifiuti, 223 milioni di euro per le infrastrutture strategiche viarie, 193 milioni di euro per interventi sui beni culturali e poi 175 milioni per la viabilità, 163 milioni per la riqualificazione urbana, 151 milioni di euro per le aree industriali, 120 milioni per il territorio, 60 milioni per l'edilizia pubblica, 50 milioni di euro per i contratti di sviluppo e altri 50 milioni per l'impiantistica sportiva. E poi 45 milioni per le infrastrutture portuali, 23 milioni per il turismo, 8,5 milioni per la ricerca e 3,1 milioni per l'energia alternativa.